Adesso mettiamo il volume normale, se no vi faccio diventare sordi. Non si vede niente. Aspetta. Devi aspettare un attimo. Hai visto? Se portavi pazienza un attimo. Allora, noi che cazzo... No, raga, che cazzo dovevamo fare? Vai a ritrovo nella 202, ok. Ah, è vero che eravamo rimasti che la prof faceva la mortadella con la carne di persone. Cosa fa sto gioco? È molto inquietante, abbastanza inquietante, oscuro, con dei risvolti demoniaci, eccetera, eccetera. Un po' lunghino da riuscire a riassumere adesso, ti dico la verità, però. Gli uccelli, non credo la faccia con carne di uccello, penso... detta così è abbastanza comica, non credo la faccia con carne di uccello. E pony disidratati. 202. Devo sempre fare le voci, immagino. Sei pronto? Sì. Pronto. Prima di iniziare ti consiglio di andare a prendere il tuo Super Gear Boy, giusto per star sicuri. Ah sì, buona idea, torno subito. Buona idea. Lui non so perché ha deciso che Sally fa la voce tipo da porno attore. Parla tipo come un maniaco sessuale. Il Gear Boy lo abbiamo a casa nostra, nella nostra camera. Ho fame. Ho fame. Condotto di slinguazzata, ovvio. Slinguazzata nel buco del culo proprio. Il gatto non c'è più. No, non bagno. L'ho eliminato per sicurezza. Camera di sala. È maschio o femmina? È maschio, è maschio. Ha i capelli da femmina, ma è maschio. Ok. Perché faccia sale? È Sally Face, non salti. È uguale, lei è uguale. No, non per cose imbannabile, per cose, per sicurezza, non si sa mai. Allora. Ce l'ho. Sei pronto? Ho pasticciato con le telecamere di sicurezza che mostreranno in loop un corridoio vuoto fino a che voi due non sarete di ritorno. Fate attenzione. Ah, vabbè, ok. Poverino, lui non è così nerd in realtà, dai, non è così sfigato. Gli ho fatto la voce proprio da sfigato nerd, poverino. Fatto! Grande, dovremmo andarci alla svelta prima che torni. Oh mio Dio, che cazzo? Amico, questo posto puzza di buco del culo di barbone dopo una notte di alcolismo e diarrea colerica. Di culo e pietra. Che schifo. Mio Dio, sarà meglio che rendiamo questa visita il più breve possibile. Non so per quanto ancora posso sopportare questo fetore di piede puzzolente. Di prostituta morta. Dai un'occhiata a quel quadro. E se la Parkinson lavorasse sul serio in una fattoria? Non so, quel quadro mi trasmette una strana sensazione, come un brivido. Wow! Hai ragione, l'ho avverto anch'io. Mi ha vibrato il cazzo. Diamo un'occhiata in giro. Però non posso far dare. È una radio piuttosto, è un piuttosto sfiga. Ma non si accende. E no, lavoro. E non vuole uscire! E io ti amo! Ti amo, cazzo, ti amo! Dio, se ti strappo le orecchie prima o poi. C'è un grosso pacco di pannoloni. Pensi che la prof Packerton li debba usare? Probabilmente sì, amico. La Packerton fa schifo al cazzo. Si caga addosso continuamente. Si piccia nelle mutande. Scusate, tradurrò un po' a modo mio la cosa. Qua niente. Dannazione, chiusa a chiave. Le lancette dell'orologio sono bloccate sulle 3.14. Se provo a muoverle, ritornano dove erano. Il numero di... Il pi greco. È chiusa a chiave, c'è una sorta di strano meccanismo legato alla maniglia. Madonna, che cazzo è? La casa di Kira, questa...
c'è uno stronzo che galleggia. Che schifo! Laggiù c'è ce n'è un pezzo grande e vecchio. Signora Packerton non sa come tirare lo scarico. Quando è l'ultima volta che ha pulito questo bagno? Ma è verde, ma che cazzo fa il bagno agli alien, la signora Packerton? Oddio, che cazzo troviamo nel frigo? Niente di strano nel frigorifero? No, la classica spesa, ma il freezer è chiuso con un cazzo di lucchetto! Puoi aprirlo? Certo, dammi un minuto! E aprilo però, dai, che sarà 3-14 la combinazione, dai. Ok. Aprilo. Oh. Fatto! Bene! D'accordo, vediamo che c'è dentro. Vabbè, inquietante. Vabbè, inquietante, però è pur sempre un animale, nonostante tutto. Lo sapevo! Si scopa le teste degli animali! 10:46. È davvero carne di capra? Io l'avevo detto, cazzo! Fra l'altro, che schifo di merda! Ho la sensazione che non possa essere tutto così semplice. Vediamo se riusciamo a entrare nella camera da letto. E va bene! Vuoi da bere? Vieni qui! 10:47. No, fermo. Ok, basta, vai via, dio cane. Se mi fai cliccare, cioè, no. Questa serratura è strana, amico. Non sono certo di poterla far saltare, ma continuerò a provare. Ma se mi fai provare, però. Se no, come faccio? Scusami, se non mi fai provare. Adesso compare. Sicuro compare qualcosa qua. Usiamo il Gear Boy. Vedi, sì, ma è pieno di simboli satanici qui. Non è che. Ehi, bella. Interessante. Cos'è stato? Una capra fantasma, a quanto sembra. A questo punto non dovrei essere granché sorpreso, ma ci tengo comunque a precisare che non me l'aspettavo. Beh, se eri sardo potevi approfittarne, in effetti. È pieno di rotoli di mortadella, alcune verdure surgelate e cibi vari. Ma ancora? Ehi, signora capra? Beh. Probabilmente c'è qualcosa per tradurre, perché lo fa ogni volta, quindi... Sarà un modo per tradurre... Era 10:47, giusto? 104:7. Sarà un codice? Sì, lo è. Ora ho commesso, dice che riesco... Porco Dio! Dice che riesco a parlare. Devi contare i be, se non sbaglio. Devo contare i be. Uno, due. Bebè? C'è una frequenza per capire la capra. 10:47 è quello sulla capra. Vediamo questa. Le proviamo fino a quando... È sempre bebè. Sempre be. A meno che la capra non fosse una capra, ma l'avessero trasformata in capra con una sorta di, come si dice, di manipolazione. Proviamo 102, vediamo cosa succede. Allora, sempre be. Ma siete sicuri che c'è una radio per capire la capra? Beh, magari è vero, ma lo sapete o l'avete detto così tanto per... Vabbè che ne avanza praticamente una, quindi...
Ehi, signora capra. Beh, 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 beh. Everybody about the burb, 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 burb. Abbiamo 93,7, poi ne rimane una, quindi non è che ne avanzino molte. Però strano, che cazzo c'entra la capra? No, è sempre beh, 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 beh. L'ultima. L'ho sparata a caso, non lo so. Ma in realtà l'hai sparata a caso, ma poteva aver senso quello che dici. Non era impossibile. No. Cioè, in realtà, quello che hai detto non è una stronzata, comunque, alla fine. Potrebbe veramente aver senso, quindi... Provo l'ultima, se no lo lascio su 104.7, che è il codice della capra, tra l'altro. No, ok, la radio non c'entra niente. Rimettiamo su 104... Ho già provato con 104.7. Rimettiamo 104.7, che è lo stesso numero della capra, e vediamo se riusciamo dopo a capire... Qui si entra. Ok, lui non può entrare. Ok, forse a questo punto devo mettere 104.7. 100. No, come, scusa? 4.7. Come? Oibo. No. 3.14? No. Prova ora con la capra. Ah no, ha ragione, è vero, 1212, ha ragione. Il codice mi ha dato la capra. È vero, beh, 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 beh. Ha sbloccato la prima camera da letto, diamoci un'occhiata. È vero, 1212. C'è qualcuno qui dentro! Ehi là? Signor Packerton? Oi là? Non credo che possa sentirti quel vecchio ricoglionito che puzza di cazzo, marcio! Hai ragione, sembra che sia in una qualche sorta di stato vegetativo. Amico, questa roba è malata! Finalmente so dove proviene quell'odore di merda e di culo secco! Bla bla bla. Diamo un'occhiata veloce in giro e andiamocene. Tutti questi documenti parlano della morte del signor Packerton. Se è morto, allora chi è sdraiato su quel letto? Quello che mi piacerebbe sapere è perché diavolo ci sono così tanti pannolini usati qui dentro. Cioè, sul serio, che cazzo? Sì, lo so, questo appartamento mi sta facendo venire la nausea. Non pensi che lei usi... Che lei usi... No, no, non importa, non voglio nemmeno pensarci. La merda. La merda del marito per fare la mortadella. Penso che se l'ingrediente segreto fossero feci umane, Todd ne avrebbe rilevato tracce in laboratorio, no? Credo di sì, o meglio, in tutta onestà non ho idea. Sbrighiamoci e basta. Penso, effettivamente ci ha fatto l'analisi, non penso usi la merda. Lei è il signor Packerton? Sbatta le palpebre se può sentirmi. Ehi là? Prendi una schiaffi, secondo me funziona. Figliolo, ti supplico! Aiutami! Come puoi? Sei morto? Sono fra la vita e la morte, soffrendo per quello che mi sembra un'eternità. Mia moglie mi ha lasciato tutta la maratona della D'Urso e adesso non posso guardare altro. È stata la signora Packerton a fare questo? Un tempo ci amavamo, o meglio lo credevo, sia stata lei a farmi questo, ti supplico. Devi aiutarmi a fuggire da questa agonia senza fine. Con cosa è fatta la mortadella? Mortadella? Temo di non sapere granché. Questa stanza è la mia prigione, la mia tomba di infinita sofferenza. Non potrò mai andarmene in questo stato. Come posso essere d'aiuto? Devi staccare. Ciao Andrea, è da tanto tempo che non vedo una tua live, visto che lavoro sulle navi da crociera. E da un anno che non vedo casa. Mi fa piacere vederti. Bentornato, patatino. Mua, ti mando un bacino e ti lecco il nasino. Grazie per il cibo, bentornato. Devi staccare la spina di questa orrenda macchina. Ma questo non lo... Metterà fine alle mie sofferenze e mi libererà da questo tormento. Ma sei sicuro? Ti supplico, figliolo, devi fare in fretta prima che lei torni. Oddio, mi poni davanti a una scelta morale di questo tipo? Però, se stacco la spina, lei se ne accorgerà che sono entrato. Oddio. Mi spiace lasciarlo così, poverino. Voglio aiutarlo. Però... Vabbè.
Magari da fantasma ci può aiutare. Spero che la signora Packard non avesse nulla collegato al macchinario. Spero di aver fatto la cosa giusta. Non l'avevi scelta, amico. Quel povero tizio stava soffrendo. Era quello che voleva quel povero pezzo di merda. Sì, immagino di sì, è solo... Oh, merda, è tornata! Del pannolini di merda, insieme! Presto, dietro al comò, alla Batcaverna. Se non ne usciamo vivi, io voglio dirti che ti amo, Sally. Ho sempre desiderato sborrarti in quella faccia deforme che hai. Mi arrapa tantissimo. Ma menatela, siete in due! Ma che cazzo? Siete in due, ma saltatela addosso e schiaffatele la testa contro lo spigolo del comodino! Ti voglio bene, amico. Ti voglio bene anche io, amico. Sei il miglior amico che abbia mai avuto, sai? Lo stesso vale per me, amico. Cos'è sta roba? Dietro al comò, scusami. Dietro al comò cosa si intende, scusami? Ehi, scusate se rovini il momento, ma che diavolo di posto è questo? Ashley, porco dio cane, grandissima succhiatrice di cazzi. Maledetti il giorno in cui tua madre non ha messo, non ha ingoiato la sborra. Ashley, ci hai fatto cagare sotto. Lo vedo. Cacchio, sono contento di vederti a cenere. Pensavamo fossimo spacciati. Pensavo dovessi fare da babysitter a Benjamin. Mio papà è tornato a casa prima, quindi sono venuta subito qui. Scusate se vi ho fatto spaventare io. Quello è il signor Packerton. È vivo? Lo era. È lui e ora non è più fra noi. Finalmente ha trovato peace. Damnation! E per favore non dirmi che è questo quello che finisce nella mortadella. Beh, spero di no. Ho sempre detto che quella mortadella era una merda, ma lo intendevo in senso letterale. Non ne sono certo. C'è ancora una stanza in cui non abbiamo guardato. Dobbiamo riuscire a entrarci prima di levare le tende. Oh, dai un'occhiata qui. Mentre ci stavamo nascondendo ho trovato questa chiave sotto l'armadio. Oh, una di queste chiavi deve aprire l'altra camera da letto. Diamo un'occhiata. Qualunque cosa può uscire da questa camera che puzza di vecchio, piscio e merda. Strano che non posso parlare col vecchio. È trapassato, in teoria. Non mi caga. Il vecchio non mi caga. Ok. Non mi caga, non ho nulla. Riposo in pace, signor Packerton. Trisom, ma anche se fosse, non qui dentro sicuramente. We did it. Ce l'abbiamo... La signora Packerton ha degli strani hobby. Oddio, ci sono... No, raga, fa la mortadella con le persone. Ci sono foto di persone scomparse, raga. No, le trite ci fa la mortadella. E che cazzo vuole fare? Vuole evocare dei Wendigo, la signora di grazia? Che... Oh mio Dio! E io sto facendo raid di Pokémon, punto, punto, punto. Tutto questo non mi piace affatto. Un altro dannato lucchetto con combinazione. Stavolta è 1407. Ah no, non esiste lo 0. No, non no, può essere 1212. No, infatti. 314. No, 314 non vuol dire niente. 4142. Perché? Cioè, va bene, lo metto, non è un problema, però. Le ditate a lato sono un codice Morse. Ah, no, ragazzi, non conosco il codice Morse, quindi. Non è 4142. 1413. 314. Ragazzi, non sparate a caso. Risolvete l'enigma. 1413. Ok, perfetto. Grazie mille, caro. Grazie mille, patatino. Credo fosse un freezer con dentro delle persone. Questo, ci siamo dentro fino al collo, è troppo, dobbiamo cercare aiuto. Non ci sono ossa. Cosa? Ma io che cazzo? Ma io tranquillissimo, senza problemi.
non ci sono ossa. Qui dentro non ci sono ossa, è tutta carne. No, amico, andiamo! Che cazzo, Larry! Ma dai, che la signora arriva e vede il vomito per terra! Ah, Cenere ha ragione, dobbiamo chiedere aiuto! Non capite? Non c'è nessuno che possa aiutarci. Ogni volta che qui succede qualcosa, viene tutto insabbiato. Il culto, Luke, Charlie, la signora Sanderson, il presidente Obama, De Luca, Feltri... Chissà cos'altro nasconde questo luogo. Non possiamo fidarci degli sbirri e non possiamo dirlo ai nostri genitori perché anche loro vorranno andare dagli sbirri. Non hanno mai creduto a niente di quello che abbiamo raccontato loro. Quindi che facciamo? Io vomiterei ancora un... Chiama le iene! Non lo so, le cose continuano a peggiorare. La Parkerton sbutella le persone. Gli serve agli... Non penso che riuscirò mai più a guardare la mortadella nello stesso modo. Vieni a Bologna, ti faccio provare quella buona. Mi caro... Grazie per i 15, palatino. Sono tornati qua. E quindi... Abbiamo trovato cadaveri, senza ossa, sbudellati, sangue, attrezzi, morti, piscio, merda, vomito, e quindi... Cosa? Mi avete chiesto perché non mangio mortadelle? Ve l'ho spiegato. Viste tutte le storie improbabili che ti piace raccontare, vuoi davvero dirci che non hai intenzione di rivelarci cosa c'è dopo? A che pro? Probabilmente nemmeno credete a tutto quello che vi ho raccontato fino ad ora e da qui in poi le cose diventano ancora più incredibili. Senza contare che quasi certamente monterete tutto per farmi sembrare una sorta di pazzo per la TV. Dacci il resto della storia e non la manderemo in onda alla sua interezza, senza tagliare nulla, te lo prometto! Vi ho sentito nominare il nome di Todd Morrison prima che iniziaste a riprendere. Le avete fatto visita? Qui dentro non mi dicono nulla. Sì, siamo andati a farvi delle breve riprese proprio ieri. Sta bene? È ancora in ospedale? Sai che facciamo? Tu finisci la contarsi a storia e noi ti parliamo di Todd. Scusa, faccio il giornalista scemo. Hello there. Biondolo, grazie per il 13, palatino. Prima che lasciassimo l'appartamento della prof Parkerton, Cenere notò un'altra cosa. Perché non bastavano quelle che abbiamo notato fino adesso. Scusa. Ehi ragazzi, date un'occhiata a questo! Scully, grazie per i 24, palatino. Adesso Cenere tira fuori la mutandina e ci fa vedere la bagigia. C'è una sorta di connoto per l'immondizia nascosto dietro a questo quadro. Strano, questo condominio non ha un condotto per la merda. Non sembra che dia sull'esterno, non si vede nessuna luce sul fondo. Cenere, fai attenzione. Ma Cenere, sei stupida? Sei troppo lungo, t'ammazzi. Mi domando dove porti? Idiota di merda! Cenere! Aiutami a sparire! Come? Cenere! Che casco nel buco? Finisco in culo non so dove! Spero di schiantarmi su dei cadaveri! Cos'è tutti scono l'urto? Speriamo ci sia della roba morbida con cui... Cenere, stai bene? Cenere! Oh no, no, no! Non sta succedendo davvero! Ti prego, fai che stia bene. Dobbiamo scoprire dove porta quel condotto. Come io! Larry è passato dal metal al trap. Larry sta facendo trap. Come io! Nel condotto casco io! Vieni tu, segui a me! Proverò a ridiscenderlo pian piano. È l'unico modo. Amico, no. Pensaci bene. Se scivolassi anche tu, e se atterrassi su di lei, e se lei fosse nuda, e se tu ci atterrassi sul cazzo, e se per sbaglio la penetrassi, e se dopo le sborrassi dentro, e se dopo facessi un figlio, e se dopo per sbaglio lei morisse per il parto, e dopo, sarei zio, e tu saresti un padre single. Ti prego, se no non potresti uccidere. Ok, sì, hai ragione. Ok, sì, hai ragione. La tua storia mi ha convinto. Hai ragione. La tua ricostruzione dei fatti mi ha abbondantemente convinto. Proviamo a riflettere. No, siamo tornati in struttura nel Matrix. Praticamente è un messaggio dell'Ayatollah Khomeini al popolo, questa roba qui.
Vurqual... No, non ha senso lo stesso. So dove va a finire. Va a finire nel... Cosa? Come? Non è importanza. Chiama Todd e incontriamoci tutti nel basamento. Dio, sempre nel cazzo di basamento. Ogni volta si finisce nel cazzo di basamento. Che sta succedendo, Sale? Che cosa hai visto? Ashley, sta bene? Andrà tutto bene. Vieni e dammi una mano. Dovreste dirgli cosa avete visto, però, per renderlo partecipe. Perché... Nessuno ha vissuto qui per un pezzo. È messo male, ma Addison non si può permettere le ristrutturazioni necessarie, proprio come per il quinto piano. Cosa hai visto nella tua visione, Sale? Non funziona esattamente così. È più una sorta di intuizione superiore. È struttura di Matrix. Va bene, fai strada, Larry, io te lo terremo come possiamo. È chiuso a chiave. Aspetta, una delle chiavi della Packerton assomiglia a quella dei vecchi appartamenti, provala. Oh già, me ne ero quasi dimenticato. Perfetto. Qui non c'è un cazzo di un cazzo di un cazzo. Dammi un momento, do un'occhiata in giro. C'è una telecamera in alto. In teoria Todd le dovrebbe aver disattivate, quindi, cioè, o comunque messe in loop in modo che non si vedano. Quindi in realtà non credo. Credo che siamo ancora abbastanza sicuri per quella cosa qui. Oddio santissimo. In che senso, appunto? Non ho capito. Era rossa. In che senso, perché sto facendo Celentano e Peter Griffin? Ah, per le voci! Beh, gli ho attribuito delle voci. Ho stabilito che... È vero, un po' sembra Peter Griffin, è vero, quando parlo che faccio Todd. Attualmente, qua, sfortunatamente parlando, non vedo niente. Non ho idea. Non ho idea, non c'è niente. And you okay, Nahi? Il pavimento. What? Tutto verde, tra l'altro. Il pavimento? In che senso è il pavimento, scusami? And you okay, Nahi? Il tappeto è sgualcito in questo punto, sembra... La moquette. Ragazzi, venite a vedere. Oh, si va in un dungeon di Baldur Gate. Cazzo! Deve trattarsi di un sotterraneo che non appare nei documenti. Sicuramente non compare in nessuna delle planimetrie che ho visto. Forse una vecchia sporca cantina o qualcosa del genere. Non avevo idea che esistesse questa cazzo di roba qui. La terza chiave della Parkerton apre questa porta. Cenere deve essere qui sotto. È l'unico posto a cui potrebbe mai collegarsi quel condotto. E a me sta prudendo lo scroto, scusate. Ah, che fastidio quando ti prude il sottopalla. Just, grazie per i 7, Palatino. E andiamo. Qua si trovi il Necronomicon. Proprio quello? Quello originale? Andiamo. Ma che cazzo è? Elden Ring? Che cazzo è? Stiamo andando a battere male, Kit. Dobbiamo liberare la runa della morte. Che cazzo? Astrezzo, grazie per il nome, Patino. Paperio, vi ricordo che con Prime la sub è gratuita, vostra madre è gratuita. Cliccate sulla stellina abbonati, fate 100 sub, cazzo! Ok, sta cosa mi fa tantino cagare sotto. Il Bohemian Groove. Incredibile, questo tipo di architettura deve salire come minimo un paio di secoli fa. Secoli di sangue, venerazione di Satana! Questo posto è dannatamente satanico! È la Leopolda di Renzi, secondo me. Secondo me è l'entrata della Leopolda di Renzi. Ogni cosa è scoperta con uno spesso strato di polvere, che significa che è stata rimasta inutilizzata per lungo tempo.
Speriamo solo che la terribile storia di questo posto rimanga sepolta nel passato. Sì, beh, in qualche modo, però dobbiamo riuscire ad attraversare il cancello. Sembra tuttavia che non ci siano ovvi meccanismi in vista per azionarlo. Devono essere stati inseriti nelle pareti. Molto probabilmente il congegno d'apertura è ben nascosto. C'è sotto un pentagramma storto. Faremo meglio a dividerci e ispezionare la stanza. C'è un pentagramma storto. Non credo ci voglia uno studio a capire che probabilmente va rigirato per aprirlo, ma. Allora, a parte che mi sembra di aver visto veramente il Necronomicon, ma comunque. Un secondo che intanto provo a fare utilizzare il Gear Boy. Merda, quanto è grande sto posto? Sì, pentagramma. Come si dice? Pentacolo, come. Non è un pentagramma questo qui. Raccoglie la lampadina. Momento. Oh! Momento. Pentacolo. Sono io che sono. Ho acceso la lampadina. Sì, hai ragione. Ho confuso pentagramma con pentacolo. Avete ragione, scusate. Intrigante. Queste lampadine verdi sembrano far parte di un congegno più grande. Una volta attivata, l'energia viene trasferita al piano di sopra. In più sembrano assorbire lo stesso tipo di energia che va nel Super Gear Boy. Nintendo. Mi sa che è stato in grado di accenderlo utilizzandolo. Cosa pensi che significhi tutto questo? Che probabilmente Super Mario è il capo dei satanisti. Ad essere onesto non ne sono del tutto sicuro. Questo tipo di tecnologia è completamente diversa da ciò che mi trovo davanti di solito. Sembra comunque che tutto ciò sia stato dato per qualcosa di soprannaturale. Forse persino per evocare il demone dagli occhi rotti. Meno male che il culo non è più quello, non c'è più allora. E nemmeno il demone. Dopo che avremo trovato cenere faremo meglio sfasciare tutto, giusto per andare sul sicuro. A dire il vero mi piacerebbe studiare alcune di queste cose un po' più da vicino. Potrebbero tornarci utili in qualche modo. Bravo, vecchio mio, così mi piaci. Scienziato pazzo, sempre comunque. Un vecchio tomo rilegato in pelle con il simbolo di una testa di capra sulla copertina. Probabilmente è l'album, è il libro di ricette di Giorgione. Il testo è scritto in un'altra lingua. È scritto in burrese. E le pagine puzzano di carne in putrefazione. Cioè, è un libro fatto di prosciutto, praticamente. Questo libro mi provoca una strana e forte sensazione di déjà vu. Il frigo. Come il frigo, praticamente. Ma perché ci sono tutti questi spuntoni? Che cavolo, non puoi girarti senza finire dentro con un piede. Fanno pure un male cane, Dio bestia! Un vecchio tomo rilegato in palle. C'è un simbolo sulla copertina. Un grosso cazzo al centro di un cerchio. Il libro è scritto in un'altra lingua. In napoletano. Non posso leggerlo. Alcune pagine sono sporche di sangue e il lato inferiore del volume è stato bruciato. Se lo tocco sento la mia testa diventare leggera, come se stesse producendo una strana energia. Ok, raccogliamo la lampadaina e mettiamola lì. Ovviamente non mi ha dato l'opzione di raccoglierla. Gioco stronzo. Devo fare tutto io, ovviamente. Amico, quei piccoli cosi a forma di obelisco sono diventati più grandi! Dacci un occhio! Ok, quindi praticamente devo mettere giù le leve per... Dammi, ti traduco. Ah, qui ruota in maniera... Aspetta, non ho visto di quante volte ruotava però. Ah, ok. Allora, vediamo come ruota. Ok... Ok, allora. In teoria un pentacolo dovrebbe puntare all'ingiù, in teoria. Credo, per logica. Per logica, dovrebbe essere così collegato anche con quelli esterni. Ok. Era il coso nei videogiochi, è letteralmente la mappa dei videogiochi. Amico! Che cazzo stai cercando di farmi venire un arresto cardiaco, porco Dio! Mi hai fatto sborrare in culo! Scusa, sono riuscito ad azionare il cancello per un secondo, ma l'interruttore non rimane premuto.
Todd, puoi rimanere in piedi proprio qui? Larry e io andiamo a cercare cenere mentre tutti ne aperti il passaggio, così non rimaniamo bloccati dall'altra parte. D'altro canto sei il nerd del gruppo, sarei anche un genio che inventa macchinari, ma qua potrebbe esserci da fare a schiaffi e tu fisicamente fai schifo alla merda. Certo, nessun problema. Esatto, anche secondo me qui Larry muore. Anche secondo me Larry qua muore. Pronto? No! Ma cenere è qui sotto da qualche parte, let's go! State attenti voi due, non voglio che nessun altro ci rimanga la pelle qua giù. Oddio. Ma che cazzo è? Un dungeon di D&D veramente? Sembra che ci siano due strade. Faremmo meglio a dividerci. Pessima idea, Sally. Sei tanto sveglio, ma questa è proprio un'idea di merda. Temo che l'avresti detto. Ma che idea di merda è? No, un'idea di merda. Ma perché negli horror non bisogna mai dividersi? Perché mi trovo sempre in queste situazioni di merda? Merda, sto usando... Ma lui sempre con le mani in tasca. Che cazzo sei, Sanji? Oh cielo. Merda, questo posto è una merda! Scusate. Ok, abbiamo quattro porte e non sembra che nessuna di queste porte abbia una peculiarità, un disegno. Non ho idea. Ascolta i suoni. Io sento solamente... L'ultima è diversa. Perché? Perché l'ultima è diversa? Ha solamente un mattone diverso sopra. Perché ho un mattone diverso sopra, con quello che sembra essere un vago simbolo. Hai ragione, l'ultima è diversa, la parte superiore è leggermente diversa. Anche questa è diversa. Ok, ok, è diversa anche quella tutta a sinistra. Ma dove cazzo le vedi le svastiche, per dire? Cioè, ma... Ah, merda! Posso andare... Merda! Chiaro, no? Il problema, raga, è che... Non pensavo neanche di riuscire ad andare... Però evidentemente sì, perché... ma non posso fare niente... Che cosa ho fatto? Prima c'era. Che cazzo vuol dire prima c'era? C'era la... Non l'ho vista. Ma qui non... Io non posso saltare e muovermi. Diventa problematico. Questo è l'ultimo tasto, perché non va? Che cosa curiosa? Ah, ma forse li devo tirare fuori tutti? No, che cazzo vuol dire? Cosa vorrebbe dire tirarli fuori tutti, scusa? Abbassarli tutti? L'ho già fatto. L'avevo già fatto prima. Così li avrei abbassati tutti, ma ne sbucano due. Se premessi questo sarebbe l'ultimo da abbassare. Se ne alzano due diversi. Che cazzo significa? Ah,
devo trovare la combinazione dei passi, il che è completamente diverso. Devo trovare la combinazione, combinazione che non conosco, quindi diventa problematico per me riuscire a uscirne adesso. Non ho idea. Mi serve una combinazione che non so o non ho visto. Devo trovare un modo per aprire questo merda di cancello. No, devo capire un modo come... Se la trovi si abbassano tutti. Ma non la trovo. Devo sparare a caso perché non c'è. Le figure interne sembrano essere tutte uguali. Non mi sembra di trovare nessun tipo di differenza con le figure interne. Hanno tutti e quattro delle viti all'estremità. Tutte quanto hanno quattro quadrati. Non vedo differenze. A tentativi, li ho già provati praticamente tutti i tentativi, però. Cioè, voglio dire. Cioè, il mio scroto sta cominciando a diventare un attimo. Puoi metterci qualcosa sopra? No. Curoro! Grazie per i 15 per la tira. Grazie mille per il sub. TBTTB. Raga, qualcuno ha la soluzione che facciamo prima, tagliamo corto così arriviamo al succo. Quando si alzano i primi due, schiaccia solo il primo. Ma non... Cazzo, non ho capito cosa vuol dire quando si alzano i primi due. Smetti di schiacciare quelli in fondo. L'ultimo è l'unico che non fa alzare le altre piastrelle. Quindi smetti di schiacciare quello in fondo, cosa vuol dire? Al massimo schiaccialo che non fa alzare altre piastrelle, se no non capisco. Aspetta, proviamo a fare così. Allora, ragazzi, con calma, senza far casino, allora. Con calma, piano. Adesso no, grazie, non posso saltare. Sinistra. Quindi schiaccio. No, ma non dire sinistra. A partire da destra è 1, 2, 3, 4, 5. A partire da destra. Ecco, poi adesso. A partire da destra è 1, 2, 3, 4, 5. 16 alla 20. 5. Ok, perfetto. Non capisco perché quello centrale... Ah, perché è l'unico che non faceva alzare. Ah, ok. Non ha senso lo stesso, però va bene. Punto. Niente, Sally è un amante della risposta alla rosso. Mi è sembrato di vedere due porte però col simbolo, o sono pazzo io? Cazzo, ce ne sono due. Diventa più complicata adesso la questione. Segui il vento. Mi sembra che il suono sia più forte di qua però. Sembra sempre forte di qui, poi magari mi sbaglio, ma... Segui il vento. Vai dove ti porta il culo. Sono sicuro, sto girando intorno, ma forse non è che devo andare in quello non segnato, magari è il contrario stavolta.
Molto semplicemente, ci sono sempre, c'è solo una porta che non è segnata. Qua ci sono stata mezz'ora praticamente. Ah sì? Aspetta, qua c'è della roba. C'è il simbolo di Satana. Satana! Mi pare di aver sentito qualcosa spostarsi nella stanza accanto. Ok. Un vecchio tomo con una copertina in Lego. Sopra c'è inciso uno spesso cerchio nero. Sembra essere fatto di cioccolato fondente. Le sottilissime pagine verdi sono piene di simboli dipinti a mano. Non riesco a decifrarli, ma a guardarli avverto una strana sensazione, come di sborra in bocca. Sì, succede, capita effettivamente. Oh no, di nuovo il puzzle! Di nuovo il puzzle! Questo immagino che sia l'ultimo da sollevare, credo. Ma perché? In teoria andava bene, dai, sei proprio stronzo. Troppi doppi sensi. Va bene, va bene. Va bene, va bene! A destra c'è una porta. Hai raggio? Fa vedere. Adesso mi torna in vita lo scheletro e comincia a scoparmi col femore nel culo. Il vostro arrivo a lungo attese, giovine sire. Io? Il mio arrivo? Per l'appunto, veran pro... diventato bulognais. Per l'appunto, veran profezie che narravano di colui che sarebbe giunto a illuminare le necroluci senza bisognar di rito alcuno. Mi spiace doverti deludere, amico, ma non credo di essere il tipo dal cappello e punta a bacchetta magica. Questo che ho in mano è una semplice console portatile. Il mio amico Todd l'ha modificata in modo che possa produrre un'onda elettrica. Non ho alcun potere, né me ne intendo di magia. Eppure siete proprio voi che avete evocato il sottoscritto e senza l'ausilio della tessera del PD. Siete dunque voi colui che tanto attesi, di questo sono convinta. Il tempo di cui dispongo è assai breve. Devo onorare il mio proposito, or dunque eccovi la missiva. Possano le divinità sorridervi nel nostro periglioso viaggio e che il coraggio e la forza vi sostengano per ciò che dinanzi a voi si prepara. Ciò che innanzi... Mi ha lasciato una missiva. Ogni volta. Mi ha lasciato una lettera. Un'altra busta. Che diavolo significa? Maria De Filippi forse mi ha chiamato a c'è posta per te? Deve esserci qualcosa che mi sta sfuggendo. Forse sono io il bambino della quella che è morta. Forse mia madre non è veramente mia madre e mio padre non è veramente mio padre. Forse lo erano, forse era mia madre quella che nel videogioco. E sono io il bambino o la bambina, quella che era dispersa nel bosco, magari che è tornata, figlia della satanista lì. Magari sono io il demone. Forse sei una marionetta. Iaiao! Easy. Non è culo, mi sono impegnato un attimo che prima non avevo voglia di pensare. Ehi, tempismo perfetto, testa di cazzo. Credo che sia necessario abbassare quelle leve nello stesso momento per riuscire ad aprire il cancello. Probabilmente abbiamo camminato in cerchi. La stanza dietro al cancello pare essere al centro di questo luogo. È l'ultima stanza. Cenere deve essere qui. Il dispositivo. Penso che questa brugola che ho trovato nella scrivania della Packerton sia una sorta di chiave. Dio, dei simboli alieni. Uoa! Scusate le onomatopee, chiedo scusa.
Però ne abbiamo di... Oh, Cristo, abbiamo capito dove porta le ossa. Oh, merda! Micchia, se Cenere si è schiantata qui, si è sfondata il buco del culo, però. Cadere su un letto di ossa non è esattamente quello che si definisce una caduta morbida, eh. Se è caduta qua, si è fatta male sicuro. Speriamo che sia viva. Cenere! Cenere, stai bene? Cenere? Lei sta ancora respirando, purtroppo, se no potevamo divertirci. Ma è ancora viva, potrebbe querelarci appena si riprende, quindi aiutami ad alzarla. È sveglia! No, non lo è, effettivamente. È sveglia, ma non è sveglia. Cosa sta succedendo? Dove siamo? Ragazzi, sei caduto giù per quello stupido condotto. Pensavo fossi spacciata. Sono così contento di averti ritrovata. Stai bene? Sì, credo. Sono solo un po' stordita. Mi fa male il culo. Ma non per quello che ho fatto ieri con il giocatore di football. Ma niente di rotto. Beh, almeno niente di mio. A parte il culo. Ehi, accidenti, Cenere, non crederai cosa abbiamo passato per riuscire a trovarti. Tutto merito di Sale, ha avuto una delle sue visioni. Poi ci siamo trovati davanti alla porta di questa cantina del seminterrato. Siamo... Vabbè, insomma... bla bla. Faremo meglio a tornare indietro. Wow, questo è troppo da digerire. Non riesco a crederci che tutto questo è proprio sotto gli appartamenti. Pausa. Grazie per avermi... Grazie per essermi venuto a cercare. Non saprei cosa fare senza di voi, cazzoni grossi. Cosa si fa? La Packerton ha ammazzato un sacco di persone e la mortadella... Ugh, non possiamo ignorare tutto questo. Assolutamente no. Giudicare da quello che voi ragazzi mi avete raccontato sulle stanze segrete del tempio e sull'appartamento della Prof. Packerton, è possibile che anche lei fosse coinvolta nell'occulto. Sebbene la congrega si sia risolta molto tempo fa, magari anche lei ha trovato la porta per caso, così come è successo a noi. O forse lei è l'ultimo membro rimasto e in qualche modo sta cercando di portare avanti i loro piani da sola. Non credete che stia cercando di far tornare il debole dagli occhi rossi, vero? Speriamo di no, ma se ci faremo trovare pronti anche in quel caso. Mi do un naso. Amico, dobbiamo fermarla, magari tipo prima che si arrivi a tanto. So che andare alla stazione di polizia più vicina non servirà a nulla. Forse dovremmo rivolgerci alla polizia esatto alla FBI. La classica base su The Forest che faccio di solito con scheletri e pezzi di perso e come decorazione ridere a crepapelle, ridere a crepapelle. All'FB, grazie per il palatino. Ma allora, la trama sembra tantissimo un po'... non so come dire... un horror, però fatto bene, nel senso è fatto benino comunque. O no, del genere. Se non altro, questa volta i nostri genitori non potranno negare ciò che sta davvero succedendo. Dovranno per forza aiutarci una volta che avremo mostrato loro cosa si nasconde nelle viscere di questo palazzo e cosa combinava la Packerton. Tranne se i genitori non sono coinvolti anche loro. Hai ragione, Asha ha ragione. Questa volta dovremmo mettere al corrente anche i nostri genitori. Forse dovremmo ucciderla e basta. Cosa? La Packerton dovremmo ucciderla e basta, è vecchia, non dovrebbe essere così difficile. Non possiamo uccidere qualcuno così alla leggera, Larry. Non saremmo migliori di lei. Sono d'accordo con Larry, in realtà. Normalmente mi opporrei l'idea di farne male a qualcuno, ma in questo caso Larry potrebbe aver ragione. Todd, Larry, sul serio, ragazzi! Fate l'amore, non la violenza! Pensa a tutte le cose strane e spiegabili che sono accadute negli ultimi appartamenti, ma è l'Edison e a Knockfell in generale. Più ci pensi è più improbabile che la Packerton stia agendo da sola. Deve per forza ricevere un aiuto esterno da qualcuno. Mi spiegherebbe come mai la polizia ha sabbiato il caso Charlie e l'omicidio della famiglia Holmes. Non c'è modo di sapere con certezza quanto sia stretta la rete di corruzione. Oh, Cristo! Ciò che dite ha senso. Sale, hai detto una cosa simile anche prima, non so, forse spetta davvero a noi prendere in mano la situazione. Forse. Sapete, di solito gli adolescenti normali devono solo preoccuparsi di cose stupide, come essere popolari, avere i capelli che stanno al loro prosto. Prosto? Uscire fuori, succhiare cazzi. Noi no, noi però dobbiamo solo preoccuparci di salvare il mondo, a quanto pare. Vabbè, è capitato così. Se vi facevate i cazzi vostri non sarebbe successo niente. Quindi che è successo? Abbiamo deciso di dormirci sopra. Il mattino era vicino ed eravamo tutti quanti esausti. E l'insegnante che avete fatto? In proposito, siete andati alla polizia?
non ce n'è stato bisogno. La Packerton quella stessa notte fu vittima di un incidente stradale mentre rincasava. Lei e l'altro conducente rimasero uccisi nell'impatto. Strana coincidenza. Wow, che fortunata coincidenza! Potete fare delle ricerche se non mi credete. Fu in prima pagina il giorno dopo. Amata professoressa dell'istituto Knockfell, uccisa da un conducente ubriaco. Ovviamente non troverete nulla riguardo ai cadaveri che teneva nel suo appartamento sul fatto che desse da mangiare carne umana agli studenti. È stato tutto insabbiato. Capisco. Non mi importa se mi credete, se mi credete o meno. E la verità è che mi avevate detto che l'avreste mandato in onda tutta la storia. Non ti preoccupare, Sal, trasmetteremo tutto, ma tengo sempre le parole. Penso che la gente sarà molto interessata a ciò che è da dire. Tutti ti stanno guardando. Hai parlato molto con affetto di quella tua amica Ashley. Mi è sembrato di capire che foste piuttosto uniti, perché è morta pure lei. La consideravi perfino una dei tuoi migliori amici, insieme a Larry Johnson e Ted Morris, vero? Donato! Il bonus monopattino fantasma! Sì. Hai già dato un'occhiata a questo? Il killer faccia sale, oggi processato per omicidio di massa, famiglia uccisa. Fonti rivela anche la difesa chiamerà Ashley Campbell a testimoniare contro il killer. Campbell è un'amica di vecchia data di Sale Faccia e si mormora che i due fossero molto legati durante gli anni di liceo. Inusuale come cosa. E riguardo a Todd, avevate detto che me ne avreste parlato. Oh, ma certo, naturalmente. Abbiamo fatto qualche ripresa a Morrison ieri e è ancora in ospedale dopo ciò che è successo quella notte. Non ho capito. La difesa, l'accusa ha chiamato la ragazza a testimoniare contro di noi, ma è molto strana come cosa. Non si è ancora ripreso, non risponde ai trattamenti, si rifiuta di parlare, non siamo riusciti a intervistarlo, abbiamo per lo più parlato con il suo medico. Mi spiace, Sale, ma sembrerebbe che Morrison non abbia mostrato alcun segno di miglioramento, anzi pare che stia peggiorando! Punto esclamativo, tutti al contrario. Dicono che il trauma che ha subito quella notte sia irreversibile. Ah, è impazzito? Non riesce a distinguere la fantasia dalla realtà e tutto ciò che vuole è morire. Ah, è impazzito completamente. Quando è stato negato il sollievo della morte è diventato estremamente violento. È la ragazza che lo ha incastrato. Ma come, scusami, che cazzo vuol dire? O la ragazza era in combutta o... Io devo aiutarlo, in qualche modo devo riuscire ad aiutarlo. Nemmeno medici, professionisti e terapisti hanno potuto curare Todd. Come pensi di poterci riuscire tu? Io conosco la verità. So cosa è successo davvero, so cosa c'è che non va in Todd. Ah, è stato posseduto dal demone degli occhi rossi. È stato posseduto dal demone del demone dagli occhi rossi. Vi ha mandato lei a indagare sulla mortadella, ha trovato subito il condotto segreto. È vero, hai ragione, però ha rischiato anche di ammazzarsi cadendo. Quindi dici che è stata tutta una sua... Ha orchestrato tutto lei... Per incastrarsi così, ma c'è qualcosa che non quadra. O ha ucciso lei l'insegnante, oppure comunque ha preso un rischio gigantesco, a meno che lei non fosse... Ma che cazzo è successo? Ma che è successo? Ho visto... Andrea, cosa ascolto? C'era una canzone, cosa ascolto? Sono sveglio! Purgatorio, io sono nel paese delle meraviglie, ragazzi. Hai ucciso tutti in preda alla pazzia, dici? Dici che io sia impazzito e abbia ucciso tutti perché posseduto dal demone dagli occhi rossi? Potrebbe essere. Questo effettivamente spiega anche il motivo per cui hai incastrato me. C'è del sangue rosso, questo l'ho visto. Potrebbe essere che il demone abbia preso controllo di me e mi abbia ucciso. Fatta a pezzi. Ero alla deriva prima che lui mi trovasse a pezzi, perduta, poi egli mi guardò dritta in culo e intravide ogni parte di me. Dopo essere stata abbandonata da chiunque altro, dopo anni che nessuno mi osservava, né ascoltava più la mia voce, lì si accorse di me. Eravamo in love. Era tutto perfetto. Almeno finché quel tutto non andò di nuovo a fanculo. E ora rimane solo il dolore. Capisco perfettamente.
Allora, non è sbagliata la teoria effettivamente che la ragazza possa averci incastrato. È anomalo il fatto che la ragazza sia apparsa prima di tutto ciò. Cioè, noi eravamo amici con la ragazza da prima che tutto questo saltasse fuori. E comunque la ragazza è caduta su una pila di ossa, perché la pila di ossa non era sicura che non si ammazzasse, comunque sì, eh. Era una bella caduta, un bel rischio. Senza contare che non era nemmeno detto che saremmo riusciti a salvarla. Quindi potrebbe essere che ci ha incastrato. Non è impossibile, effettivamente, però... DF, mi fa piacere che anche i DF, mi fa piacere che i DF siano stati, abbiano partecipato a questo gioco. Il prossimo sponsor è una runa, no, sono i DF, è il nuovo logo dei DF, palesemente. Cosa abbiamo fatto per meritarci tanta agonia? Erano determinati a divorarci tutti, non vi era nulla in grado di fermarli. La luce accecante nel degli dèi è svanita, i loro occhi attenti si sono tramutati in urla strazianti, poi c'è l'oscurità dei morti, distruzione. Sono le facce mortadellose. Salve. Bussarono alla porta e riacquistai la vista. Ero di nuovo io. All'improvviso la mia mano venne forzata e la libertà che pensavo di avere si rivelò essere solo un'illusione. Mi costrinsero ad assistere a ogni cosa, prigioniero della mia stessa mente. Ho compiuto atti atroci, atti imperdonabili. Ah, praticamente gli occhi che scrotano. Sembra quasi che stia parlando di noi. NP, no, ND. È possibile... È possibile andare da ND a fare la spesa? No, comunque è possibile che il demone ci abbia preso il controllo di noi e ci abbia fatto uccidere tutti. Belzebub? Quello del cartone? Chi sei? Io sono Lord Belzebub! Oh, sul serio? Quindi sei tipo il diavolo o qualcosa del genere? No, è un soprannome affibbiato mi dà la mia stessa gente. I parenti possono essere infini. Già! Posso passare la porta? Sei appena arrivato, no? Non puoi oltrepassare la mia soglia. Prima devi ammirare le mie creazioni. Creazioni? Sì. Nell'oscurità ve ne sono 5. La quinta non te l'ha dato scoprirla. Delle restanti 4 arti, il tuo sguardo deve posarsi su 3. Una volta eseguito, torna a riferirmelo. D'accordo, come ti pare, Edgar. Il mio nome è Belzebub. No, Belzebub. Ok, boops. Puoi ripetere la tua breve filastrocca? Nell'oscurità ve ne sono 5. La quinta... Ah, una filastrocca? Quindi... Occhi che scoprono. Sono pieni di rimpianti e sofferenza. Sono in una profonda agonia. Hanno il cuore spezzato. Posso passare la porta ora? Se attraversi quella soglia non puoi più tornare indietro. Grazie. Cosa grazie? Prego. Ci si vede, boops. Ci si vede, boops. Ma le ho viste tutte le porte. Vediamo anche la 4. La quinta non la posso vedere perché... Potevate dirmelo che avevate chiuso Naomi con il ciclo lì dietro. Non mi sarei neanche avvicinato. È sborrata. Oddio. I simboli delle porte. Ho capito, non me ne ricordo più, ragazzi. Fulmine X. Questa è la 3, quindi. Fulmine X. Ah, ma non c'è il fulmine X. Cazzo, erano qua. Ma l'audio? L'audio, pronto. ADF. Fulmine DF.
questa. E la U. N. N. Non funziona. Ho sbagliato D. Chi mi dice che cazzo devo mettere per far prima? Facciamo prima, facciamo prima. Chi mi dice? Scambia la N con il fulmine. Non funziona. No, non funziona lo stesso. D in alto. Un po' diversa da questo. Poi? Inverti fulmine N. No, perché erano già così. Erano già così. N. Qualcuno guardi al volo. Ma no, ma che test del quoziente intellettivo? Qualcuno guardi al volo. Così, tanto per fare veloce, per capire, perché... Ma guarda tu! Ma no, guarda tu, catapulta! Dai! Dai! Non ho idea. Inverti N fulmine. Raga, l'ho già fatto. Ho già invertito N fulmine. Non cambio un cazzo, raga. Non cambio un cazzo. Tre? In teoria tre è il fulmine. Oh! DN e fulmine, Andre. È DN e fulmine, letteralmente, Wolfux. È letteralmente DN e fulmine. Non lo so, l'Adas porta numero 4? Oh no, non me ne frega un cazzo della vostra... Bravo, levatevi dal coglione. Porta numero 4, capitolo 2... Però in teoria... Allora... Rombo segno specchiato. Rombo segno specchiato e rombo con cappello. Non mi chiedete secondo quale. Non ho voglia neanche di pensare secondo quale logica, sinceramente. Quindi. No, avrà una logica, ma non ho voglia di pensare a luna di notte. Fotina. Ma senza flash. Cazzo. Fotina. 3, 4, 2, 6, 9, 7.
È il coso dello specchio. Io non c'ho neanche voglia di pensare, Burattino. Sì, è vero, ma non serve. La sua anima viene corrotta dalle tenebre, dalla fame, dall'isolamento, soffrì immensamente. Grazie alla nostra unione l'abbiamo salvata. Siamo gli echi eterni che risuonano nella sborra. Siamo tutti ciò che esiste. Siamo ciò che... Siamo chi siamo! Mi hai fotografato senza... Il 5 non posso vederla. Siamo in Interstella, attenzione. Erano le immagini specchiate, vabbè. Chiedo scusa. Vabbè, mi sta intrippando malissimo. Continuiamo domani, papere. Papere, io vi ringrazio di questa sera per i follici e le sub, il divertimento, le risate. Noi ci vediamo domani alle 21 per una nuova live. Io vi auguro tanta buona Anna Paratini, vi mando un abbraccio e un bacione. E noi ci vediamo domani. Notte, papere!